Buonasera a tutti, sono Gerardo Bonomo, scusate il ritardo di questo inizio di trasmissione, ho avuto qualche problema tecnico, d'altronde abituati alla pellicola digitale. Vi spero tutti bene, perdonate un po' l'oscurità, insomma, si fa quello che si può, ecco. Siamo obscuri, camere obscure, eccetera. Allora, vi do il mio benvenuto. Anticipo subito la solita sceneggiata. Per coloro i quali non fossero ancora iscritti al mio canale YouTube, vi fareste un sacrosanto piacere se vi iscriveste. È gratis, non si attacca al lavoro del vostro dentista e neanche del vostro podologo. Se quando vi iscrivete cliccate anche sulla campanella ogni volta che io posto o uno streaming o soprattutto un video tutorial, voi siete debitamente avvisati prima. Quello che non trovate nei video lo trovate invece negli articoli che sono sul mio sito www.vaterlovaterlo.gerardobonomo, una parola sola.it. Sono a circa 600 metri di distanza da monitor, quindi non riesco a vedere bene i post delle persone che stanno già cominciando a dire: "Uè, come va? Come non va? Buon pomeriggio, maestro, saluti dalla Colombia." Ecco, mi seguono perfino dalla Colombia, una roba, sono stupefatto. Allora, argomento di stasera, argomento a mio parere personale estremamente importante, è guida alla scelta e all'utilizzo del treppiedi. Questa volta, in questo streaming, in questa chiacchierata, eccezionalmente, si parlerà anche di digitale, perché comunque il treppiedi, buona pace per gli alti ISO e gli obiettivi stabilizzati, delle fotocamere digitali di ultima generazione, è più che utile anche nel mondo del digitale, nel senso che cercherò di spiegarvi che il treppiedi non serve solo per evitare le foto mosse o per fare le foto di notte, ma il treppiedi è una filosofia fotografica ben precisa. Il treppiedi è l'oggetto che ti permette di poter fare un'inquadratura estremamente consapevole. Il treppiedi è l'oggetto che ti permette di poter fare più scatti, dei bracketing di fuoco, dei bracketing di esposizione, senza cambiare di un micron l'inquadratura. Insomma, quando si lavora col treppiedi si entra in una situazione estremamente differente da un punto di vista, diciamo, filosofico slash fotografico. Scusate, provo a cambiare la luce perché io vedo un buio terrificante. È il bello della diretta. Arrivo, eh. Qui abbiamo queste Ariflex. Vediamo se mettiamo un Ariflex qua, se magari le cose possono migliorare. Ecco qui. Vediamo un po' se così è meglio. Sì, è un po' meglio, via. D'altronde, dovendo usare la webcam incorporata nell'ordinateur e avendo tutta questa parte bianca, questa tenda bianca piuttosto invasiva alle mie spalle, la webcam, non sapendo che in realtà lo streaming lo sto facendo io e non questa tenda, chiaramente sta sottoesponendo di almeno un paio di stop. Vabbè, accontentiamoci. Quindi, come vi avevo preannunciato, io stasera vorrei parlare sia di treppiedi che di una persona, di un personaggio, oserei dire, che è stato, a mio parere, uno dei cardini della rivoluzione nel mondo dei treppiedi. Adesso mi piacerebbe anche capire da voi se volete che parlo prima della persona o se parlo prima dei treppiedi. Vediamo, vi do il tempo di scrivere. Maestro, pessima illuminazione. Lo so, adesso mi avvicino. Migliorata, professor Pardi? Lo so, è quello che porta il convento, insomma, d'altronde. Chiudete gli occhi e ascoltate. La voce arriva prima dell'immagine. Anche questo non vi so spiegare il motivo.
E forse perché io arrivo prima come voce che come cosa. Adesso il professor Pardi mi dice che l'illuminazione è perfetta. La voce arriva sempre un quarto d'ora prima? Prima della persona, secondo me, maestro. Vabbè. Va meglio, maestro, grazie. Tutto bene della persona. Bene. Migliorabile il bilanciamento del bianco, ma a noi piace lavorare così, caldi, a 2000 Kelvin. Dottor Pardi, se le dico le lampade che sto usando, le differenze di Kelvin fra una lampada e l'altra, neanche la cattedrale di Notre Dame con le candele. Simone San Filippo, perfetto, tutto ok, tutto perfetto. Bene, allora procediamo. Io uso una piccolissima barra luce LED che a volte aiuta anche con la webcam. Ragazzi, io uso quello che ho in questo momento, tra l'altro sono confinato in un posto da cui non posso uscire, o do fuoco alla stanza, così tipo il ferro di cristallo creo per qualche minuto una importante illuminazione, poi mi vedete in ceneria, oppure ci dobbiamo accontentare, ripeto, però se questa la abbassiamo un po', forse miglioriamo ancora l'illuminazione, vediamo. Per voi questo è altro. Poi che non si dica che non era una diretta. Vediamo un po', così. Eccoci qua. Ok, siamo così adesso. Più di così, ho questo lampione che mi abbaglia negli occhi, spero che la luce sia sufficiente. Va bene, allora dicevo, non so se parlare prima della persona o prima del mondo dei tre piedi, anche perché poi sono già le 6.45, la gente 18.45, la gente poi deve andare a mangiare. Allora, in qualità di giornalista io dovrei essere ovviamente super partes, quindi se si parla della guida alla scelta dei tre piedi e dei tre piedi in generale, io dovrei parlare di tutti i brand esistenti al mondo. Però nonostante un giornalista sia super partes, ha le sue debolezze umane. E quindi inizierò comunque a parlare della persona, ho già deciso. Ho notato che il 99,9% periodico di chi ha la bontà di seguirmi ha una certa stima nei miei confronti, però c'è uno 001 per mille di personaggi che io comunque non banno perché me ne guardo bene, sono per la libertà di stampa e la libertà di post, che invece anche recentemente mi hanno dato del prezzolato. Per la precisione, quando la settimana scorsa ho fatto vedere un libro di Adelphi che parlava 10 anni fa del rischio della pandemia del coronavirus e ho spiegato che io non sono prezzolato né da Adelphi e neanche dal virus. Quindi anche stasera, pur parlando di una persona e che me ne scusino tutti i proprietari di tre piedi che non hanno questo brand e me ne scusino anche i cari amici negozianti italiani di fiducia che magari mi stanno seguendo in questo momento e che hanno a catalogo, a disposizione anche altri brand, però io diciamo che quando ero già un ragazzo sono incappato in questo treppiedi, poi ho avuto l'onore di conoscere questa persona e mi sono perdutamente innamorato dei suoi prodotti. E mi riferisco al compianto Lino Manfrotto. Lino Manfrotto è stato un fotografo locale, lavorava per i giornali di Bassano del Grappa, quindi comunque aveva la passione per la fotografia. A un certo punto, oltre che una passione, aveva un ingegno e poi aveva molto di più. Un giorno ha cominciato ad autocostruirsi degli oggetti, dei simili treppiedi, delle piantane per le luci, eccetera, lavorando nel garage di casa. Non dimentichiamoci che i garage sono sempre stati, escluso Leonardo da Vinci, che però probabilmente anche lui lavorava nel garage di casa, pur non avendo lui ancora inventato l'automobile, i garage sono sempre stati quel posto dove si sono incrociate persone che hanno inventato cose incredibili. Non voglio dire perché in garage di solito raramente vengono le mogli benedette, però il garage è così. Hewlett e Packard, per esempio, hanno iniziato in un garage. Steve Jobs ha iniziato in un garage. Questa Lino Manfrotto, anche lui, ha cominciato in un garage. Poi, negli anni 70, è entrato in contatto con un tecnico estremamente valente che gli ha aperto le porte, diciamo,
a qualcosa di molto più ingegneristico che fermarsi a fare delle normali piantane piuttosto che dei normali portalampade, eccetera, ed è iniziata questa produzione di treppiedi made in Italy, ovviamente al 100%. La produzione poi, diciamo che è esplosa, almeno la domanda di mercato è esplosa, quindi è stato poi possibile per Lino Manfrotto fondare questo impero dei treppiedi che ha sovrastato tutti i brand che erano attualmente diciamo sul mercato, tranne uno, Gizzo. Prendiamolo un Gizzo. Gizzo francese era negli anni 60 il treppiedi per antonomasia. Mai conosciuto antonomasia, sa sia un uomo o una donna, antonomasia. Questo è un Gizzo degli anni 90, è ancora un made in France. Gizzo con questo particolarissimo sistema di apertura e chiusura delle gambe che l'ha reso famoso nel mondo e per qualcuno odioso, perché non è poi così facile aprire e chiudere le gambe, era il treppiedi del professionista a livello worldwide. Allora, Lino Manfrotto, che oltre a essere una persona straordinaria, era una persona integerrima, chiaramente, se n'è ben guardato da fare delle copie servili del Gizzo, che aveva comunque una filosofia completamente diversa rispetto a Manfrotto. Ha comprato l'azienda, letteralmente, ha acquistato l'azienda, tant'è che oggi, da anni, i treppiedi Gizzo non sono più made in France, ma sono made in Italy. Quindi sono ingegnerizzati e non assemblati, attenzione, prodotti in Italia, in Veneto. E questa io la trovo sia dal punto di vista umano che dal punto di vista così, insomma, worldwide, un'idea geniale, quella di acquisire quello che era il suo concorrente, ma non solo su un piano commerciale, il suo concorrente anche sul piano, diciamo, intellettivo. E quindi Gizzo lo mettiamo per un attimo da parte. Poi la storia è andata avanti, l'azienda è diventata letteralmente un impero, ha iniziato a distribuire anche altri prodotti come borse, altre cose, diciamo, fotografiche, però la cosa che è sempre stata interessante della Manfrotto è che Lino Manfrotto non soltanto era un fotografo, ma aveva una grande passione per la fotografia, così come Edwin Land, l'inventore di Polaroid, non era un fotografo, ma aveva un'enorme passione per la fotografia. Quindi, quando a capo di un'azienda che ha a che fare col fotografico c'è una persona che ha un amore incondizionato per la fotografia, sa esattamente i problemi che ci sono, c'erano nell'analogico, sono nel digitale, nella fotografia, sicuramente, aspetta che abbiamo una piccola interruzione, ma finirà a breve, c'è un piacevole intruso che adesso però sicuramente esce. E infatti adesso, comunque mia cognata, ecco, intruso non era un bel termine, però intrusa nel senso latino del termine, come estrusa, ecco adesso si è estrusa. Quindi è diventato un impero, ha cominciato a fare altri prodotti e stavo dicendo, quando tu hai l'anima fotografica sei molto più vicino al fotografo, che sia un appassionato o un professionista, capisci meglio i problemi. Un'altra cosa estremamente, a mio parere, interessante di Manfrotto è che Manfrotto non ha mai fatto una produzione, diciamo, per usare dei termini purtroppo anglosassoni, quindi una produzione così per l'entusiast, come viene definito, piuttosto che per il prosumer e il professionista. Lui ha sempre prodotto treppiedi di standard elevatissimo che non guardavano, diciamo, in faccia a nessuno, per cui più che il professionista, casomai era l'appassionato che si doveva adeguare ai pesi, alle dimensioni, soprattutto all'inizio, perché i primi treppiedi Manfrotto, peraltro tuttora funzionanti, c'è gente che ancora dispone dei vecchi compianti Tri-5, tanto per fare dei nomi, si dovevano adeguare. Quindi lui non ha fatto una scala di valori, lui ha prodotto oggetti perfetti e poi, in modo che poi la gente, se non era un professionista, si doveva adeguare all'oggetto perfetto. Scusate, vediamo chi mi dice cosa. Anche Enzo Ferrari ha iniziato in un garage. Beh, però ci sta che Ferrari ha iniziato in un garage. È più buffo, a mio parere, Hewlett Packard,
computer che ha iniziato in un garage piuttosto che Manfrotto Treppiedi, però vabbè, anche Enzo Ferrari ha iniziato in un garage. Anch'io ho iniziato in un garage, però non mi ricordo più a fare che cosa, forse a fare un cambio dell'olio, ma non sono neanche riuscito. L'avevo un Gizzo, sarà in fondo a un armadio, lo devo cercare, cercalo, anche perché i Gizzo sono treppiedi di grandissimo valore anche da un punto di vista economico. Bene, quindi un uomo che purtroppo ci ha lasciato prematuramente nel 2017, però come tutti i veri grandi capitani d'industria ha lasciato un'azienda che tutt'oggi continua a ingegnerizzare, migliorare e produrre treppiedi assolutamente straordinari. Diciamo che adesso la produzione si è diversificata, quindi non c'è più soltanto il treppiedi, diciamo, flagship per il professionista, ma ci sono anche, diciamo, dei treppiedi che schiacciano più l'occhio a quello che viene considerato il prosumer o, diciamo, la persona alle prime armi. Però al netto di questo, la qualità è sempre assoluta. Tanto per raccontarne una, parlando di Gizzo, io ho avuto l'onore di visitare gli stabilimenti Manfrotto insieme tra l'altro al signor Lino Manfrotto più e più volte, e ricordo una volta quando mi fece vedere la catena di produzione dei Gizzo in carbonio, una roba assolutamente complicatissima, non entriamo in dettagli tecnici anche perché non faccio il tecnico, e controlli qualità incredibili, 100 millesimi laser che giravano per verificare che il carbonio fosse esattamente al micro, tutto questo lavoro ultrascientifico. Poi alla fine c'era l'ultimo controllo qualità prima che il treppiedi venisse insacchettato e poi messo nella scatola pronto per la vendita. Allora, sulla testa dei miei tre figli, lo posso dire perché non c'è più la ghigliottina, quindi lo dico sulla testa dei miei tre figli. Allora, c'era un signore sulla sessantina che prendeva il treppiede in carbonio, apriva non alla mia velocità ma a una velocità 100 volte superiore il treppiedi carbonio, questo in alluminio, poi una volta aperto tutto mi alzo un attimo i piedi, col ginocchio faceva questo movimento, ok, con tutta la forza che aveva tra le mani. Allora, se il treppiedi carbonio, però voglio dire, una volta che è aperto il carbonio comunque ha una resistenza relativa, allora se il treppiedi non si spezzava lo metteva nella custodia e lo destinava alla vendita. Io non ho mai visto tra l'altro il momento in cui ha spezzato il treppiedi. Se il treppiedi comunque una volta piegato in questa maniera folle non si richiudeva più esattamente come prima, veniva semplicemente buttato via. Ecco, questo qua era lo standard di qualità e il controllo di qualità finale che si faceva, che si fa tuttora sui treppiedi Gizzo di carbonio. Io direi che dell'uomo non parlo più, perché direi che ho detto tutto quello che c'era da dire e tutto quello che era interessante per voi da sapere. Adesso invece iniziamo a parlare del treppiedi, del perché usare il treppiedi. Il treppiedi è un oggetto buffo, nel senso che soprattutto prima che arrivasse il digitale con i 100.000 ISO, gli obiettivi stabilizzati, il treppiedi era l'unica possibilità, lavorando su pellicola, e parliamo magari degli anni 50 dove a malapena si arrivava a 400 ISO, era l'unico modo per poter, diciamo, fare delle foto non mosse quando la luce non era una luce sufficiente. Però già allora il treppiedi, per esempio per chi lavorava con banco ottico, faccio un esempio a caso, Ansel Adams, che doveva obtorto collo lavorare su banco ottico perché un banco 20-25 non lo puoi tenere a mano libera, ma era già il concetto dell'inquadrare attraverso il treppiedi, che non ha nulla a che vedere con l'inquadrare a mano libera. Questo non c'entra col micromosso, ok? E parlando, per cominciare, di digitale, questa, vabbè, è una Nikon D5600, parlando per esempio di digitale, con un 16-80 mm di XVR. Allora, gli togliamo il VR, mettiamo, mi sembra corretto, a 100 ISO, ma no, lasciamo a 400 ISO la sensibilità, chiudiamo a F11, inquadriamo quelle pannocchie, scattiamo,
Questa è la foto adesso non la potete vedere bene, però noi armati di tutti i sentimenti vi faccio vedere che foto viene lavorando a mano libera, in questo caso chiaramente utilizzando soltanto 400 ISO e un diaframma abbastanza chiuso, perché io ho deciso di usare un diaframma abbastanza chiuso. Allora, intanto la macchina sta cercando, scusate, allora qui andiamo qua. Allora, questo qua è il risultato. Non so se riuscite a vedere quanto è mossa. Potremmo anche aumentare l'illuminazione di questo meraviglioso oggetto. Ecco, la portiamo qua, così, bene, ottimo. Ok, e questo qua è il risultato. Quindi la foto gradevolmente mossa. È chiaro che se io adesso mi metto a, per esempio, 3200 ISO, attivo lo stabilizzatore, mi rimetto seduto, bravo bravino, e rifotografo le pannocchie. Qua siamo andati a un 50° F11, scattiamo, andiamo a vedere il risultato, o all'interno una scheda Wi-Fi, andiamo a guardare il risultato. Questo è il bello del obiettivamente il bello del digitale, che a noi pellicolari non ci è dato di usare, e vedete che la foto, ovviamente, notate, vi faccio vedere quella di prima, questa è la foto a 400 ISO, questa è la foto a 3200 ISO, è chiaro che la nitidezza è superlativa. E uno dice, ma allora che diavolo te ne fai del treppiedi anche in digitale? Beh, io del treppiedi invece in digitale me ne faccio lo stesso per due motivi. Il primo, perché è vero che ormai con il noise reduction e queste cose e con i 100.000 ISO praticamente ottieni dei file virtualmente senza rumore di fondo anche a 25.000 ISO. Però la sensibilità nativa della fotocamera in questo caso è, mi sembra, 100 ISO, ed è la sensibilità nativa del sensore, quindi tu quando lavori a 100 ISO non devi amplificare il sensore. Quindi ci mettiamo a 100 ISO, prendiamo un treppiedi, questo è un treppiedi in carbonio della serie 190, ecco, poi parleremo della guida all'acquisto. Diciamo che sostanzialmente Manfrotto ha due linee più altre, la serie 190 in alluminio, in carbonio eccetera, e la serie 055. Qual è la differenza fondamentale? Che il diametro delle sezioni delle gambe del 190 è più stretto rispetto allo 055, quindi lo 055, che sia in alluminio e in carbonio, è chiaramente molto più robusto, è in grado di scaricare molto meglio l'eventuale micromosso della fotocamera piuttosto che dello specchio mentre si ribalta e cose del genere, è però chiaramente più impegnativo e più pesante. L'altro grande vantaggio di Manfrotto è che le teste nel 90% dei casi non sono comprese nel treppiedi, quindi uno acquista il treppiedi e poi decide che testa montare, e che testa montare può avere più teste praticamente. Allora, questa è una delle teste che io amo di più, che è la testa micrometrica a tre movimenti. Se vogliamo già iniziare a fare due chiacchiere sui prezzi, è chiaro che questa è una testa che costa delle centinaia di euro, però questa è una testa micrometrica che, se ben utilizzata, quindi non la buttate del 35° piano, vi dura tutta la vita. Quindi sono, diciamo, investimenti assoluti. Chi più spende meglio spende, no? C'è il famoso detto, e se non hai soldi per fare il più spende, non comprare subito, metti da parte pian pianino, porcellino di terracotta, quando sei arrivato alla cifra dell'oggetto che desideri acquistare, compri il top e non ti accontenti di cose, diciamo, a metà, perché le cose a metà intanto non hanno la stessa qualità dal punto di vista proprio di stabilità dei top di gamma dei treppiedi, e poi nel corso del tempo possono chiaramente andare in avaria. Quindi noi adesso apriamo
un'altra cosa fondamentale. Allora, il treppiedi, non so se tutto questo vi interessa comunque. Allora, il treppiedi ha il massimo della sua stabilità quando ha le gambe tutte retratte e la colonna tutta retratta, come in questo caso, cioè quando la fotocamera è il più vicino possibile al terreno. Man mano che si allungano le gambe e si estende la colonna, chiaramente la stabilità diventa incerta. Così come ci sono treppiedi che hanno 3, 4, 5 sezioni e treppiedi che hanno solo 2 sezioni di gambe. Questo è un 3 sezioni. Allora, maggiori sono le sezioni, minore è la lunghezza da chiuso. Ok, però più ci sono sezioni, più diciamo che il treppiedi è tra virgolette fragile. Meno sezioni ci sono, più il treppiedi ovviamente è robusto, più però risulta lungo una volta che viene chiuso. Le sezioni si aprono sempre partendo dalla più grande per passare poi alla quella successiva e solo quando tutte le sezioni sono state estese, solo a quel punto, se non siete all'altezza giusta di scatto, allungate la colonna del treppiedi, ma prima si allungano le sezioni e poi si allunga la colonna. Quindi allunghiamo anche le altre sezioni. Io devo essere sincero, mi affascina molto il sistema lock di Jitsu, però preferisco le manopole, questo mio parere personale. E peraltro ci sono anche dei treppiedi di Jitsu armati così. Bene, abbiamo messo, è sparita una sezione, abbiamo messo il treppiedi in posizione, ok, così. Adesso si toglie l'attacco rapido, perché questo treppiedi, questa testa viene fornita con l'attacco rapido incorporato. Tra l'altro, consiglio fondamentale, non girate mai col treppiedi con la testa, con la fotocamera attaccata alla testa, visto che ormai quasi tutti i treppiedi hanno l'attacco rapido. Ecco, siate così intelligenti da, quando vi spostate da una location all'altra, togliere la fotocamera dal treppiedi e tenere la fotocamera al collo e il treppiedi nell'altra mano, perché se il treppiedi, come si dice in Lombardia, è il borlaggio, finché borlaggio il treppiedi, tutto sommato forse non si fa quasi niente. Se borlaggio con la fotocamera messa sopra, sono danni e sono dolori. Allora, si innesta, questo è un sistema automatico, si innesta la fotocamera sul treppiedi, ok? Per prima cosa si mette in bolla la crociera, che è questa parte qua. Quindi per mettere in bolla la fotocamera non si usano i movimenti della testa, ma bisogna mettere prima di tutto in bolla la crociera. Perché? Perché la colonna deve essere assolutamente perpendicolare al terreno. Quindi se io per mettere in bolla la fotocamera mi sposto in questa maniera e la colonna non è più perpendicolare al terreno, allora io rischio di fare delle fotografie poi che non vanno bene, cioè rischio di amplificare i vari rumori di fondo, eccetera. Allora, su questa macchina c'è la possibilità di fare la cosiddetta esposizione posticipata, che vuol dire che prima si solleva lo specchio e poi si apre la tendina e si scatta la foto. Siccome io in questo momento non ho disponibile uno scatto a filo, imposto un bel autoscatto a 2 secondi, che sono i più che sufficienti, vado in priorità di diaframmi, sono a 100 ISO, riquadro bene le mie, sì, mi vedete, riquadro bene le mie pannocchie, decido, ecco, una cosa, faccio il mio fuoco, magari faccio 2 scatti, così vi faccio vedere per esempio anche la differenza del perché tenere su treppiedi. Ne faccio uno a tutta apertura, quindi a F4 a 1/10 di secondo. Ok, e poi l'altro lo faccio invece chiudendo a F16, senza toccare il punto di fuoco. Così come potrei fare un terzo scatto, ve lo faccio vedere per esempio, facendo una staratura intenzionale di uno stop, sono in priorità dei diaframmi, e facendo una staratura intenzionale di meno uno stop, così. Quindi io ho fatto un bracketing di fuoco,
un bracketing, scusate, di profondità di campo, e ho fatto anche un bracketing di esposizione, ma non ho assolutamente cambiato l'inquadratura. Quindi vedete che anche in digitale, poi uno dice sì, ma io poi con Lightroom, con il mio RAW, ci faccio quello che voglio, posso aprire di tre stop, chiudere di tre stop, eccetera. Sì, d'accordo, però se tu porti già a casa la foto perfetta, sicuramente è meglio, si perde anche meno tempo. Andiamo a vedere il risultato delle fotografie appena scattate. Ok, quindi ne abbiamo fatte, mi sembra, 4. Allora, questa è la prima, scattata a tutta apertura. Questa è la prima, scattata a tutta apertura. Questa è la seconda, scattata a diaframma 11. Vedete che ovviamente non è cambiata l'inquadratura, ci mette un po' a caricarsi perché il file è pesante. Vedete che la nitidezza si è estesa anche sullo sfondo. Poi vabbè, questa è la terza foto scattata a più 1. Questa è la terza foto scattata con una sovraesposizione intenzionale di uno stop. E questa è la quarta foto scattata con una sottoesposizione intenzionale di uno stop. Tra l'altro, questo sistema è anche un buon sistema per fare il famoso high dynamic range. Quindi tu fai magari meno 3, meno 2, meno 1, 0, più 1, più 2, più 3, e poi con i programmi di fotoritocco metti insieme i 5, 6, 8, 10 fotogrammi, vai a prendere le zone migliori di alte luci dalle foto che hai sottoesposto, le zone migliori di basse luci dalle foto che hai sovraesposte, e poi crei praticamente il famoso high dynamic range, cioè aumenti in maniera esponenziale la gamma dinamica del tuo scatto. Tutto questo lo puoi fare, esistono anche dei programmi già automatizzati, ce l'ha anche Nikon, il famoso D-Lighting che è on board sulla fotocamera, però è chiaro che fatto in questo modo viene meglio, ma per farlo, ribadisco, ci vuole un treppiedi, perché sennò tutte le volte cambi l'inquadratura. Questo per quanto riguarda il digitale. Se poi entriamo nel novero del mondo della pellicola, le cose sono ancora, il treppiede è ancora più importante, e non soltanto di notte ma anche di giorno. Vedo solo un attimo chi mi ha scritto scatto flessibile, che non ho usato, sì, ho scatto, pronti scatto flessibile, pronti! Ho anche il remote comunque per la 5600. Allora, poi vediamo un pochettino. Bello avere gli occhiali progressivi. Vista l'ottima manifattura del Manfrotto, si può iniziare anche con uno usato? È come dire, oh, ma siccome la signora è divorziata, però la manifattura è ancora ottima, me la posso risposare o ci vuole la garanzia del produttore? Allora, io direi che io sono un po' contrarietto, diciamo, all'usato, tranne chiaramente se devi prenderti una Rolleiflex nuova, praticamente non esiste più. Però posso anche dire che un treppiedi Manfrotto usato, se è stato usato, diciamo, con garbo e intelligenza, diciamo che, voglio dire, è concepibile l'acquisto. Però parlando dell'acquisto, che sia nuovo o usato, chiariamoci un attimino le idee, nel senso che in questo momento solo di casa Manfrotto e Gizzo non so quante decine solo di treppiedi sono disponibili. Poi ci sono decine di teste differenti. È vero che ci sono degli straordinari cataloghi, si può andare a vedere dei PDF straordinari che ti illustrano tutto, eccetera, eccetera. Però andare invece di persone in un punto vendita e toccare con mano il treppiedi portandosi la propria attrezzatura, valutare magari insieme agli addetti alle vendite, in base all'attrezzatura che si adopera, qual è la testa e il treppiedi migliore, e provarla, perché il treppiedi per fortuna è una delle poche cose di cui non si fa l'unboxing, perché tanti negozi di fotografia fisici in Italia hanno l'esposizione dei treppiedi e quindi uno può tranquillamente attaccare la propria fotocamera alla testa desiderata e vedere come si trova, anche come maneggevolezza. Io vi suggerisco che sia usato o nuovo comunque di rivolgersi nei negozi di fotografia, possibilmente italiani, non solo per un concetto di autarchia. È vero che poi c'è il grande mondo della rete internazionale dove trovi cose a prezzi incredibili, eccetera, però se parliamo dell'usato, soprattutto se parliamo di un treppiedi usato, tu come fai a capire, finché non ricevi il pacco, se magari la testa in realtà è lussata,
se magari c'è qualche vite che è stata stretta troppo e si è sfiancata nel corso degli anni. Però diciamo anche che un treppiedi Manfrotto nuovo, Manfrotto con la M maiuscola, con la testa costa meno di 300 euro. E voi direte, ma è impossibile 300 euro. Però, signori, voi giustamente, cioè, spendete delle migliaia di euro in fotocamere, spendete giustamente delle migliaia di euro in obiettivi e nessuno, secondo me, va a sindacare sul prezzo al pubblico di questa o quest'altra fotocamera o questo o quest'altro obiettivo. Quindi invece ci sono degli accessori come i treppiedi, c'è 300 euro, ma 400 euro, ci sono dei treppiedi che costano 800-900 euro, ma non è possibile. Sì, ma sono giustificati questi prezzi o per l'uso dei materiali o, perché come, o per come vengono assemblati e per gli studi, ripeto, i brevetti di ingegnerizzazione dei vari treppiedi. Nella ridente Bassano del Grappa c'è uno stormo di ingegneri che si preoccupano ogni giorno di inventare nuove soluzioni sia per le chiusure dei treppiedi, cercare nuovi materiali. È stato provato anche il magnesio tra i vari materiali, il carbonio, verificare le novità nel mondo del carbonio, cambiare la filosofia di alcune teste, creare delle teste che contemporaneamente possono essere usate sia per fare riprese fotografiche che riprese video. A questo proposito, qui abbiamo invece, sempre di Manfrotto, questo è veramente un entry level, però mi dicono dalla regia, nel senso so che, allora questo tra l'altro è un Manfrotto che non è prodotto in Italia di qualche anno fa. Adesso invece è iniziata una produzione di treppiedi Manfrotto, chiamiamoli entry level, fino a un certo punto, made in Italy. Allora, questo è un treppiedi Manfrotto a quattro sezioni, che ha questa testa molto particolare, con queste due posizioni. Questo è l'ideogramma della videocamera, questo è l'ideogramma della fotocamera. Allora, se mettiamo su videocamera, noi possiamo fare solo questo movimento, e questo. Quindi il famoso tilt and shift, però non possiamo ribaltare, anche perché nessuno gira la videocamera, e questo vale anche chiaramente con l'attacco smartphone. Se però invece noi semplicemente giriamo e ci mettiamo in questa posizione, gli allunghiamo un pochettino la colonna, ecco che il treppiedi diventa un treppiedi fotografico, perché hai la possibilità di girare la testa e fare le foto, sì, e di fare le foto anche in verticale, quindi, ok? Quindi potete fare questo brandeggio, questo, e potete anche girare la macchina in verticale. Quindi una testa che racchiude la possibilità di lavorare con due prodotti assolutamente differenti fra di loro. Ed è, secondo me, un buon prodotto, anche perché adesso tanta gente usa le fotocamere o gli smartphone anche per fare i video. E vi assicuro che una ripresa video, sia fatta con smartphone che con fotocamera, su treppiedi, la dolcezza, diciamo, dei panning, eccetera, non è misurabile rispetto. È vero che poi esistono degli altri sistemi per cui è possibile ormai anche con la fotocamera lavorare con una fluidità incredibile. Però quando, ripeto, la macchina è su treppiedi o la videocamera è sicuramente meglio. E questo qui è un altro esempio di Manfrotto. Parlando sempre di Manfrotto, vi faccio vedere scusate, mi è scappata via. Ho toccato per il mouse per inciampo. Allora, parlando di Manfrotto, vi faccio vedere un oggetto eccezionale. Questo è un oggetto degli anni 90. Dunque, c'è anche un nome che io mi sono dimenticato, ma non me lo ricordo più. Mi spiace per. Comunque, insomma, è un treppiedi da tasca fatto così, tutto in metallo, no? Guardate, con la testa che può essere sfilata, se fosse ingombrante per caso, e un treppiedi del genere, anche se ha il problema che chiaramente non puoi ruotare la fotocamera, perché chiaramente andrebbe a toccare il terreno, un treppiedi del genere è in grado di sostenere tranquillamente una Mamiya RB67 senza problemi. La cosa interessante è che poi nel corso del tempo Manfrotto ingegnerizzò questa asta con la quale, riavvitando sempre questa testa a sfera, poi parleremo anche se è meglio la testa a sfera o quella a tre movimenti, non solo, con la possibilità anche di sollevare
Con la forza, come diceva Alessandro il Grande, si ottiene tutto, di sollevare questa parte e a questo punto avere un treppiedi alto più o meno una quarantina di centimetri. Poi si deve cercare chiaramente un punto sollevato, un muretto, una panchina, il cofano di una Rolls Royce, non ve lo consiglio. Comunque, su un treppiedi del genere, che sta tranquillamente nel taschino, voi avete una stabilità superiore a un treppiedi entry level come questo. Incredibile, ma vero. E poi si smonta in un istante. Basta svitare qua, si svita qui, si rimette via la prolunga, e il tutto occupa uno spazio del genere. Niente. Vediamo se mi scrive qualcuno. C'è Fabio che ride. Luca, appunto, i treppiedi seri te li vendono senza la testa, come le persone serie, che di solito vengono vendute senza la testa. Sono due cose separate. Sì, sono due cose separate, anche perché ci sono veramente tante teste. Allora, lasciando stare le teste video, che sono un altro mondo ancora, poi c'è la vexata question fra le teste a tre movimenti, dopo è finita, eccola qua, abbassiamola, e le teste a sfera. Allora, io sono un fautore delle teste a tre movimenti e vi spiego anche il motivo. Allora, eccoci qua. Prendiamo di nuovo questa macchina digitale, la montiamo. Prendiamo una ridente livella bolla, anche se tante macchine digitali hanno la livella bolla integrata, la montiamo sulla fotocamera, ok? Allora, io livello in orizzontale la macchina, ok? E sono sicuro che non ho il famoso orizzonte storto. Aspetta che abbasso ancora un po', se no poi non mi vedete. Nel momento in cui ho l'orizzonte perfettamente parallelo, famoso orizzonte di gloria, adesso sono andato troppo basso, saliamo un po', eccoci qua, ok? Nel momento in cui io ho l'orizzonte perfettamente parallelo, posso decidere di ruotare per avere l'inquadratura migliore e basculare per avere l'inquadratura migliore. Ma io nel frattempo ho sempre il treppiedi stabilizzato, cioè l'orizzonte non si sposta. Tra l'altro questa testa ha i micromovimenti, come potete vedere, ma contemporaneamente basta piegare e si libera il movimento istantaneamente. Adesso invece vediamo una testa sfera e prendiamo in esame un altro treppiedi. Allora, qua. Ecco, questo è un treppiedi interessante, nel senso che l'idea in un certo senso è nata diciamo in casa Gizzo, quando Gizzo era già di proprietà di Manfrotto. Questo è il famoso B-Free, ok? È un treppiedi molto particolare, perché mentre i treppiedi normali hanno le gambe che si avvolgono intorno alla colonna, questo treppiedi invece ha le gambe al contrario, nel senso che, vedete, si aprono così, liberano la colonna e poi con il sistema, diciamo, di Gizzo, perché questo è il sistema brevettato da Gizzo, si allungano le sezioni e si arriva a un'altezza abbastanza considerevole. Ed è molto bello perché da compatto, è veramente, pur essendo compatto, è veramente un treppiede stabile. Certo, non ci puoi montare un 400 mm ovviamente, va bene per fotocamere fino a un paio di chili e che non abbiano appunto teleobiettivi che si protundono troppo perché fanno saltare il baricentro. Però io trovo la linea B-Free, perché ormai B-Free sono anche lì, sono decine, ecco, i B-Free a differenza degli altri treppiedi Manfrotto li vendono già con la testa inclusa. Ecco, questa qui è una testa a sfera, ok? Quindi tu praticamente metti in bolla la macchina, prepari la tua inquadratura e poi, bloccando una sola manopola, sei nelle condizioni di fare la tua inquadratura. Io sono contrario perché, usando la livella bolla, in un colpo solo non è così facile azzeccare l'orizzonte, poi basculare piuttosto che fare del panning o cose del genere e avere sempre l'orizzonte bloccato. Per cui io personalmente preferisco i treppiedi con le teste a tre movimenti.
Poi c'è chi invece preferisce interpiedi con la cosiddetta testa sfera come questa. Io sono per quella tre movimenti. Il grande vantaggio comunque dei tre piedi Manfrotto è che quando ti sei stufato della testa, quando hai bisogno di una testa a tre movimenti, metti una testa a tre movimenti, quando vuoi invece una testa sfera, ti compri la tua bella testa sfera. La stessa cosa anche con Gizzo, nel senso che anche Gizzo ha le teste intercambiabili. Adesso, per correttezza e per un minimo di, come dire, per correttezza, insomma, nei confronti degli altri brand, comunque esistono altri brand blasonatissimi, ovviamente, non prodotti in Italia, ma prodotti in Europa, lasciando stare tutto quello che viene chiaramente da Levante, in tutti i sensi, soprattutto in questo periodo, che sono comunque eccellenti, voglio dire, ci sono i Merro, ci sono i Novoflex, insomma, ci sono dei treppiedi, e per esempio con delle intuizioni interessanti, perché ci sono dei treppiedi di altre marche che da un punto di vista ingegneristico hanno delle cose che non hanno Manfrotto, quindi assolutamente da non sottovalutare. Io ripeto, un po' per autarchia, un po' perché ho avuto la fortuna di conoscere questo grande inventore che era Lino Manfrotto, propendo per i treppiedi Manfrotto, però voglio dire, l'importante è i treppiedi, è usarli bene e che siano di una certa qualità. A proposito di qualità, questo è il famoso treppiede, si può dire ad minchiam su YouTube, non lo so. Okay, allora, questo qui è un treppiede di quelli. Oh, treppiede. Cioè, treppiede fatto così. Non so se notate. Però un treppiede, qualcuno l'ha comprato, magari l'ha pagato 20 euro. Ecco, lui avrebbe fatto meglio non comprarlo il treppiedi e a scattare a mano libera, perché le probabilità che una roba, perché questo non lo puoi considerare un treppiedi, che una roba del genere sostenga qualcosa che sia più pesante di 150 grammi, quindi di una mini compatta, è praticamente impensabile. Con questa pseudo testa, che in teoria è una testa video, ma può essere usata anche per le riprese fotografiche, cioè... Allora, come si fa a capire se un treppiedi è un treppiedi in grado di sostenere o meno un certo carico? Si controlla innanzitutto la crociera, quindi si sollevano le gambe, non ci dovrebbe essere la macchina attaccata, la macchina la stacchiamo, che facciamo prima, ecco fatto. Ecco, la prima cosa da fare, vedete, allungo ancora un po' le gambe. La prima cosa da fare per vedere se il treppiedi è un buon treppiedi è questa manovra qua. Quindi si arriva dove c'è la colonna, che è questa, no? E si fa questo movimento, questo, vedete? Allora, meno c'è questo movimento, più il treppiedi è solido, ok? Questo movimento qua, quindi prendendo le due delle tre gambe, facendo questo movimento si capisce se è un treppiedi solido o meno. Questo è un treppiedi solidissimo. Tra l'altro, questo treppiedi, visto che stiamo parlando di questo modello, ha un'altra cosa carina. Io schiaccio un pulsante qui sotto, ribalto la colonna e diventa un treppiedi perfetto per fare le foto in pianta. Non necessariamente alle piante, ma per fare le foto in pianta. L'unico problema è che chiaramente tu puoi decidere relativamente questa distanza, però non puoi decidere l'altezza, perché la colonna, che è quella che decide l'altezza finale, è approvata di 90 gradi, quindi se devi alzarti o abbassarti rispetto al tuo piano di lavoro per fare una certa focheggiatura o per fare una certa inquadratura, devi purtroppo agire sulle gambe. Ecco, però ecco, un'altra cosa molto vantaggiosa è questa, così come un'altra cosa notevole di questo treppiedi, come di altri, non è una novità, è il concetto del ground zero, perché mica sempre il treppiedi lo devi adoperare ad altezza, diciamo, uomo. Può capitare che tu vuoi fare delle foto a raso terra. Allora si chiudono tutte le gambe, così. Questo treppiedi ha la possibilità di poter, con questa leva, allargare, vedete, l'apertura della gamba fino a questo livello, così, uno, due e tre,
e a questo punto, sollevando chiaramente di conserva la colonna, in modo che non tocchi il pavimento, voi potete lavorare praticamente da 30 cm d'altezza, perché a volte è molto importante che il treppiedi sia alto, che supera addirittura il 1,80 m, per poter fare delle inquadrature leggermente dall'alto verso il basso, ma a volte è fondamentale che il treppiedi vada a livello, diciamo, ground zero. Ecco, questo treppiedi va a livello ground zero, ma non solo questo. Anche questo gizzo, anche se è di tutt'altro periodo storico, ha un sistema, scusate, anche questo di free ha un sistema, chiudiamo le gambe, se no non si capisce. Adesso guardo cosa mi state scrivendo, amici miei. Amici dei giorni più lieti, non di giorni più lieti, dei giorni più lieti, che è diverso fra di e dei. Di giorni più lieti, dei giorni più lieti, possono anche essere giorni futuri. Allora, anche questo treppiedi, in un altro modo, facendo così, uno, due e tre, vedete, le gambe si divaricano, si solleva la colonna, qua, e voi anche con questo treppiede potete andare al cosiddetto ground zero, che è utile sia per le riprese fotografiche che per le riprese video. La cosa simpatica poi invece è quando non hai il treppiedi, per esempio con la Rolleiflex, anche quando non hai il treppiedi, in realtà la Rolleiflex ha il treppiedi incorporato, ha quattro puntali di acciaio sul fondo della macchina, ok? Hai la grande fortuna di poterle vedere da questa altezza, quindi ti basta trovare un punto d'appoggio, facciamo finta che sia il computer, non lo appoggiamo sul computer, e a questo punto tu, guardando dall'alto, voglio dire, puoi appoggiare tranquillamente la macchina su un muretto, su un tratto erboso, magari levando chiaramente i fili d'erba davanti all'ottica da presa, eccetera, e tu puoi fotografare praticamente il raso terra senza neanche bisogno del treppiedi, chiaramente usando lo scatto flessibile. E questo è il grande vantaggio delle macchine come questa, che hanno la visione a pozzetto. Però contemporaneamente anche tante macchine digitali, mettiamole in live view, per esempio questa Nikon ha la possibilità, scusate, si è svegliata, sì, allora, ha fatto una fotografia, va bene. Questa Nikon, per esempio, ha la possibilità di ruotare di 180 gradi il monitor, in modo che voi tenete la macchina anche molto bassa, non vi dovete sdraiare per terra come un Marines, e potete controllare tranquillamente la vostra inquadratura guardando direttamente nel monitor, che può essere basculato. E a questo punto vi basta un treppiedi anche veramente banalissimo, si fa per dire, come un treppiedi di queste dimensioni, oppure un treppiedi della Joby, questi treppiedi particolari con queste gambe che possono essere lussate a piacere. Voi trovate un simpatico ramo beante, avviticchiate l'oggetto al ramo o a quello che volete, qui mettete la fotocamera, ci sono dei Joby ben più robusti, adesso tra l'altro l'ultima linea dei Joby ha queste parti non in plastica ma in metallo, e questo è un treppiedi che ti sta in tasca, diciamo è un saprofitta, nel senso che se sei in un bosco cerchi una pianta e lo avviticchia una pianta, però diventa una base molto stabile per poter lavorare col treppiedi, e poter lavorare, scusate, con la fotocamera, e poi chiaramente lo puoi anche appoggiare al tavolo. Vediamo qualcuno che mi dice delle cose sicuramente interessanti. Mi levo gli occhiali, causa progressività, presbiopia. Vorrei avere un suo parere della produzione Barlebach in ambito like. Adesso ci arriviamo. Servirebbe la colonna corta. Tanti Manfrotto hanno a catalogo come diciamo parte di ricambio anche la colonna corta per la maggior parte dei treppiedi, proprio per il ground zero. Primo, ho diversi treppiedi tutti Manfrotto, ma quelli più leggeri serie Digit hanno il difetto che le chiusure in plastica si rompono con il tempo. Primo, ti sei risposto da solo, non prendere più quei treppiedi lì.
Claudio, dal Brasile vorrei comprare un treppiedi piccolo, agile e leggero per viaggiare in aereo, treno, etc. Mi è piaciuto il Manfrotto Pixi, ma non so se può supportare una DSRL con un 18-135. Allora, il Pixi è l'evoluzione di questo treppiedi Manfrotto, di cui, ahimè, in questo momento ho dimenticato la... perché la testa è la 210B, slash FK29, però il Pixi, diciamo che è l'evoluzione di questo treppiedi. Ti posso assicurare che sul Pixi tu riesci tranquillamente a tenere una DSRL con una 18-135 senza nessun problema. L'unico svantaggio è che puoi fare soltanto le foto in modalità orizzontale, ovviamente. Non sei in grado di girare la macchina in verticale. Vediamo. Per un banco ottico 4x5 folding, che treppiedi consigli? Beh, allora, il banco ottico, a mio parere, necessita di un treppiedi molto stabile, perché dopo la inquadratura, la visualizzazione, devi fare dei movimenti, come dire, piuttosto violenti, nel senso che devi aprire la zona del vetro smerigliato, introdurre lo chassis, togliere la volée, quindi dei movimenti che possono muovere tutta la struttura. Quindi il mio suggerimento, quando si lavora in 4x5, è usare un treppiedi abbastanza robusto, abbastanza consistente. Io ti dico, può andare bene un 190, secondo me è meglio lo 0,55. Mi rendo conto che del peso, della fatica di dover girare con un treppiede del genere, ti direi di più. Magari in alluminio e non in carbonio, perché il carbonio ha l'enorme vantaggio che è estremamente più leggero dell'alluminio, ma anche il grande svantaggio che, essendo molto leggero, a volte alcuni treppiedi in carbonio hanno sotto la colonna un gancio dove tu puoi prendere o un grave o una borsa fotografica, o addirittura con un pezzo di corda e un picchetto proprio bloccare proprio il treppiedi al suolo. Quindi il carbonio ha dei vantaggi e degli svantaggi. Io ti suggerisco qualcosa comunque di massiccio, anche perché su 4x5, vuoi per utilizzo, vuoi perché si spera che tu non voglia fare il 4x5 micromosso, non puoi pensare di usare un, con tutto il rispetto, un bifree, perché è troppo leggero. Ma soprattutto è troppo leggero per i movimenti all'allungamento, i basculaggi, gli decentramenti che devi fare, i treppiedi, poi alla fine comincia a ondulare e tu, diciamo, non vai più a casa. No, dopo vai a casa sicuramente, però voglio dire, non è questo il treppiedi adatto per una 4x5. Io suggerisco treppiedi, diciamo, più massicci. Vediamo, Kuhlmann, un'ottima marca, concordo. Cosa ne pensa dei treppiedi Peak Design in carbonio? Allora, come ho appena spiegato prima, al di là del marchio, il carbonio sicuramente è robustissimo. Tra l'altro, a differenza dell'alluminio, che è un buon conduttore di calore, l'alluminio tende, nelle serate invernali, quando si lavora, quando fa molto freddo, magari tu stazioni il treppiedi, dopo un po' devi riserrare le gambe, perché l'alluminio tende a... per il concetto della dilatazione dei metalli e non dilatazione, a chiudersi, cosa che invece non fa il carbonio. Però io torno a dire, sul carbonio ho le mie dubbi, perché è troppo leggero alla fine, cioè è comodo da portare, però una volta che tu magari lo vuoi stazionare, per esempio in un bosco dove c'è un sottobosco pieno di ramaglie, pieno di foglie, cose del genere, io dico, il treppiede deve essere un treppiede massiccio e pesante. Quindi tra il carbonio e l'alluminio io sono più propendo più per l'alluminio. E poi c'è anche, diciamo, una questione di prezzo, perché la differenza tra il carbonio e l'alluminio è veramente abissale, e alla fine guadagni soltanto in leggerezza e tra virgolette in instabilità, tra virgolette. In che posizione si mettono i piedi del treppiedi? Ho lasciato la Larousse al piano di sopra. In che posizione si mettono i piedi del treppiedi? Non ce la faccio. Cioè, si mettono... Cioè, in che posizione? Cioè, la piramide. Volendo, se tu, non so, hai un muretto di cinta o qualcosa del genere, puoi anche fare così. Quindi metti due gambe a terra... questa qui magari la blocchi su un sasso che sporge da un muretto, ecco. Però tendenzialmente le gambe del treppiedi si posizionano
a fare praticamente un triangolo perfetto, e se sei in esterni schiacciarle finché non vanno proprio a toccare il terreno, quasi infilzarle. Tenete presente che i treppiedi che si usano in astrofotografia, che di solito sono in legno, perché il legno è un cattivo conduttore di calore, quindi nelle algide notti, dove appunto si ritraggono i materiali, il legno non si ritrae, addirittura quei treppiedi hanno dei puntali in acciaio lunghi 20 cm con una piastra che deve essere spinta col piede per poter infilzare letteralmente il treppiede nella madre terra, per evitare proprio qualunque tipo di micro spostamento, perché in astrofotografia, soprattutto ai tempi dell'analogico, ma oggi ancora, una volta che il treppiede è stazionato non si deve spostare neanche di un micro. Vado a vedere altri commentini. Ma nella fotografia analogica come si correggeva la distorsione dell'obiettivo? Si correggeva in fabbrica, nel senso che cioè, c'erano obiettivi che avevano più aberrazioni, obiettivi che avevano meno aberrazione, certo non lo potevi correggere in stampa, te la tenevi l'aberrazione, mentre invece con il digitale, le ottiche di ultima generazione e determinati software proprietari o meno, che hanno le librerie di tutti gli obiettivi più o meno in commercio, oppure ci sono anche i software proprietari dei vari brand principali, hanno la libreria di tutti gli obiettivi, sanno esattamente eventuale coma, aberrazione sferica, aberrazione a cuscinetto, distorsione a cuscinetto, a barilotto, alle varie focali, addirittura ai vari diaframmi, e diciamo filtrando l'immagine attraverso questi software, quelle poche residue aberrazioni che in fabbrica non possono essere, per motivi proprio ottici, possono essere corrette in post produzione, non ai tempi. In analogico le aberrazioni, se ci sono, te le tieni, mai alternative. Forse intendeva dire come puntare il tre vertici, e non è che mi aiuti con il tre vertici. Maria, per creare il triangolo più stabile. Beh, per creare il triangolo più stabile devi avere chiaramente un terreno pianeggiante. Se il terreno non fosse pianeggiante, ma fosse scosceso, due gambe così, l'altra gamba la si allunga un po', fino a che comunque la crociera, ripeto, questa parte, non la testa, sia perfettamente in bolla, in modo che, come ho spiegato all'inizio, la colonna sia perfettamente perpendicolare al terreno. Ok? Esistono dei treppiedi della Manfrotto, nati per il video ma vanno bene anche per la fotografia, che hanno la colonna che può essere basculata, ovvero tu puoi mettere il treppiede, dovrei usare dei termini veterinari e andrologici, che non posso usare chiaramente in diretta, comunque metti il treppiede di cane, come preferisci, tutto svalendo, poi allenti una vite e puoi mettere la colonna perfettamente in bolla e perfettamente perpendicolare, diciamo, alla madre terra. Quello è l'unica soluzione, ed è stata una grande genialata, quella di sganciare il movimento della colonna dal movimento, diciamo, del treppiedi. Per chi si fosse sintonizzato in questo momento, ricordo sempre che un treppiedi dà, a prescindere, il meglio di sé completamente chiuso. Man mano che si allungano le sezioni delle gambe, chiaramente si distanzia il baricentro della macchina dal terreno, il treppiedi comincia a, tra virgolette, soffrire, a, tra virgolette, amplificare eventuali vibrazioni. Quando proprio con tutte le sezioni delle gambe stese non sei arrivato all'altezza sufficiente, l'unica cosa che ti rimane da fare, ma è da fare proprio all'ultimo, è quella di allungare la colonna. Ok, ma questa è l'ultima cosa da fare, perché qua, quando hai questo baricentro così alto, diciamo, le vibrazioni si amplificano. È un problema che ormai nel mondo del digitale, soprattutto delle mirrorless, non esiste, perché non c'è più uno specchio che si ribalta, quindi lo specchio, il colpo che dà lo specchio a una reflex analogico digitale è piuttosto importante, così è come il movimento di traslazione della tendina. Quindi tanti micromovimenti che avvenivano, diciamo, con determinate fotocamere, adesso col mondo delle mirrorless, diciamo, non si pone più il problema. Però ritorno a uno dei concetti iniziali, che è quello, oltre alla piccola dimostrazione che vi ho fatto, a parità di inquadratura, cambiare il diaframma per avere più o meno profondità, cambiare anche il punto di fuoco, fare una foto sotto e una sovraesposta, che in analogico è fondamentale, senza cambiare l'inquadratura, e quindi anche di giorno,
ha bisogno del treppiedi. Se poi cominciamo a usare pellicole da 25 ISO come questa Roller PX 25 o anche la nostra, visto che siamo autarchici, mitica Ferrari P30 da 80 ISO, e magari ci garba di aggiungere un blando filtro, per esempio un bel rosso 25A che porta via da 3 stop, ok? Vi rendete conto che il treppiedi non serve solo di notte, ma serve anche di giorno, e non soltanto per fare una buona inquadratura, ma perché quando tu lavori a 25 ISO, sottrai 3 stop con il filtro rosso, avrai chiuso almeno, diciamo, a F568, che mediamente è il diaframma ottimale di quasi tutti gli obiettivi del mondo, tu tranquillamente in una giornata di sole ti trovi a lavorare a un ottavo di secondo. Una cosa che pochi sanno, che in realtà i tempi bastardi non sono i 5, 10, 15, 20 secondi, perché quando sono delle esposizioni così lunghe, in realtà la costruzione dell'immagine in analogico come in digitale è talmente lenta che anche se all'inizio tu mai farlo, ma dovessi pigiare il pulsante di scatto e creare un movimento alla macchina, siccome l'esposizione è molto lunga, si costruisce lentamente, questo movimento non viene quasi percepito durante la costruzione dell'immagine. Quindi quando si fanno queste pose di 10, 15, 20 secondi, è molto difficile, se sei su treppiedi, che la foto risulta mossa. I tempi maledetti, cioè quelli invece dove c'è la massima amplificazione del rischio del mosso, sono il trentesimo, il quindicesimo, l'ottavo, il quarto di secondo, perché sono quei tempi in cui sono relativamente lunghi, ma apparentemente sufficientemente brevi da dire vabbè dai, l'attento a mano libera, e in realtà sono i momenti in cui invece il micro mosso è veramente alle porte. Poi non sto qui a dire se ha più valenza una foto nitida o una foto mossa, questo è, dipende nel massimo rispetto della libertà altrui dal linguaggio del fotografo. C'è gente che ama fare delle foto intenzionalmente mossa, c'è gente che ama fare delle foto intenzionalmente non mosse. L'importante, come dico sempre io, è la consapevolezza, cioè decidere prima se tu vuoi lavorare col mosso, il mosso che vuol dire il mosso del soggetto, come anche il mosso del fotografo, oppure vuoi lavorare in uno stato di totale assoluta nitidezza, ma ripeto, con un'inquadratura, che è la cosa più importante in fotografia, estremamente consapevole e ripetibile. Mi alzo un attimo, do un colpetto di tosse. I cavalletti, treppiedi, il cavalletto lo usava Van Gogh, noi non siamo a quei livelli. I cavalletti sono come le macchine fotografiche, è meglio averne più di uno. Sì, oggettivamente direi di sì, io credo di averne dato un piccolissimo esempio, ecco, che è meglio avere, scusate un attimo, che è meglio avere, un attimo ancora un secondo e sono da voi, credo di aver dato un esempio plateale, che è sempre meglio avere più di un treppiedi, ecco. La cosa importante è che i treppiedi non siano copie servili l'uno dell'altro, quindi magari un treppiedi da tavolo da portare sempre in borsa, come quello che adesso si chiama Pixi di Manfrotto, da avere sempre proprio in borsa, in pianta stabile. Poi un treppiedi relativamente leggero, che potrebbe essere per esempio in casa Manfrotto, senza nulla togliere alle altre aziende, che potrebbe essere il B-Free, e poi un treppiedi con la T maiuscola, che potrebbe essere un 190 o un 055, quando si fanno, diciamo, le cose serie. Poi uno pensa che col passare dei secoli o dei decenni le cose col progresso migliorano. Allora, vedete questa macchina che è una, non mi ricordo neanche la marca, comunque monta uno Stein, sarà una macchina tedesca, una 6.9. Pensate, questa macchina aveva questo oggettino, tale per cui quando tu la appoggiavi praticamente su un muretto o qualcosa del genere, automaticamente lei era in bolle e potevi fare fotografie senza aver bisogno del treppiedi. Incredibile. Poi dicono che il progresso a volte non è così. Vediamo. Esiste un treppiedi tascabile affidabile come quello che hai fatto vedere prima. Guarda, qui c'è un treppiedi bizzarro degli anni 50 ed è un a marchio Minette, che si apre così.
e che addirittura ha perfino, incredibile, ha la cremagliera, guardate, ha la cremagliera per alzare e abbassare la colonna. Beh, un treppiedi così apparentemente stolto, cioè così leggero, diciamo che ti tiene tranquillamente, comunque con l'adattatore e lo smartphone, ma ti tiene anche una piccola compatta digitale, certo, ti tiene anche magari una fotocamera come questa, che è molto leggera, ed è una 6x9 cm, però che peserà neanche 250 grammi. Certo, non puoi pensare di caricare su un treppiede del genere una mirrorless o una fotocamera con un obiettivo di un certo spessore, ovviamente, perché comunque è un treppiedi veramente, veramente leggero. È tascabile, ma è leggero. Allora, per venire incontro alla domanda di tutti, ma faranno mai un treppiedi, cioè lungo come una scatola di pellicola e contemporaneamente che si possa allungare fino a 2 metri, che pesi 30 grammi e che tenga anche un bancotto? No, non è possibile, perché matematicamente la cosa ci si può avvicinare a un oggetto del genere, ma non è proprio possibile. Contemporaneamente, ripeto di nuovo, anche se i treppiedi sono più grandi delle macchine fotografiche, sono ingombranti, sono pesanti, sono noiosi, e poi parleremo anche di un'altra cosa, dell'occupazione di suolo pubblico, però il treppiedi, signori, per chi ha la passione per la fotografia vera e ha la consapevolezza di quello che vuole fare, sono di fondamentale importanza, cioè li chiamano accessori, ma in realtà, se no, domandatevi come mai, perché ancora oggi anche su fotocamere dell'ultima generazione c'è l'attacco filettato per i treppiedi. Vuol dire che comunque, nonostante siamo arrivati a centinaia di migliaia di ISO, a ottiche stabilizzate, eccetera, le aziende sanno ancora che comunque, voglio dire, l'attacco filettato serve, perché comunque l'inquadratura dall'Ottocento ai giorni nostri non è cambiata, quindi la consapevolezza dell'inquadratura rimane la stessa. Cioè, oggi puoi scattare a mano libera e non fare le fotomosse, ma il inquadrare, concentrarsi, decidere con precisione che cosa avere, cosa non avere, diciamo, inquadrato, fare, come spiegavo prima, sotto sovraesposizioni intenzionali, fare i bracketing di fuoco, quindi magari fotografare mettendo a fuoco un oggetto in primo piano e poi magari l'oggetto in secondo piano, fare i bracketing di profondità di campo, quindi iniziare a fare, non so, uno scatto a tutta apertura con l'oggetto in primo piano e un secondo scatto lasciando sempre il fuoco sull'oggetto in primo piano ma diaframmato F8, per avere magari una maggiore relativa visibilità dello sfondo. Ci sono le foto con i filtri, parliamo del bianco e nero analogico, parliamo dell'infrarosso, c'è il filtro IR72 che è un meno 4 stop, ma dipende anche dalla radiazione infrarossa presente in quel momento, in quella regione, a quell'ora del giorno, in quel periodo dell'anno, e nessun esposimetro al mondo è in grado di misurare la radiazione infrarossa. Quindi è un 4 stop, ma tu vai a capire se basta veramente aggiungere 4 stop a quello che ti dice un esposimetro per luce pancromatica per avere un infrarosso perfetto. Devi fare per forza un bracketing, senza contare il fatto che col filtro IR72 nero montato sull'obiettivo non riesci più, chiaramente, a meno di non avere il light view, non riesci praticamente a vedere più l'oggetto. Quindi prima fai l'inquadratura, poi fai la focheggiatura, poi prepari l'esposizione, poi fai il fuoco. In quei casi devi fare per forza un bracketing, almeno -1, 0+1, tanto per essere più o meno sicuro che una delle tre le hai prese. Se non hai treppiedi, oltre a fare venire mosse, perché stiamo parlando per esempio la Rolle Infra di una 400 ISO, ma con quel filtro si comporta come una 25 ISO, quindi a mano libera non riesce a fare praticamente nulla, per evitare micromosse da un lato e proprio per fare dei bracketing consapevoli senza cambiare l'inquadratura, il treppiedi un'altra volta è di fondamentale importanza. Io mi rendo conto che è pesante. Ecco, parlavo dell'occupazione di suolo pubblico, che è una cosa sulla quale comunque riflettere, nel senso che il divieto dell'uso del treppiedi, se ragionate un attimo, anche se magari a livello legislativo non viene preso in conto il concetto del circolo di confusione, del micromosso, cioè degli aspetti a vantaggio della foto qualitativamente, superlativamente perfetta, però da sempre quando si ostenta un treppiedi la gente ti guarda strano.
Perché? Perché quando sei su tre piedi, un po' come Polaroid, ci sono ragazzi del terzo millennio che non hanno mai visto le Polaroid degli anni 60 che quando tirano fuori una Polaroid istintivamente fanno questo movimento che non è più necessario per asciugare la Polaroid, no? Sono quelle cose ormai genetiche, per cui quando tu vedi un fotografo, un videomaker su tre piedi, hai tre piedi, ergo è un professionista. Quindi questa cosa qui comunque, al di là dell'occupazione di suolo pubblico, va valutata. E a proposito dell'occupazione di suolo pubblico, fotografare magari in ambienti, per esempio le chiese, dove ci sono comunque dei pavimenti ultrasecolari, marmi particolari e cose del genere, è sempre bene chiedere l'autorizzazione comunque prima e non mentre stai lavorando. Se poi non lo fai di solito per fine di lucro, a volte ti viene data l'autorizzazione a scattare la fotografia, se invece è per fine di lucro devi chiedere un permesso, in alcune situazioni addirittura devi anche pagare una cifra perché sono beni spesso patrimonio diciamo dello Stato, quindi se tu fai una foto per fine di lucro usando i treppiedi, per esempio in una pinacoteca, comunque devi pagare i diritti, mi sembra una cosa più che logica. Però ragionate sul fatto che quando si tira fuori i treppiedi la gente comunque dice: ah, questo è un vero fotografo, cioè anche chi non ha una macchina fotografica. È da riflettere. Vediamo gli amici cosa vogliono. Parliamo anche del monopiede. Pronti! Vediamo se riesco. Allora, abracadaver. Allora, prendiamo. Eccolo qua. Prendiamo questo oggetto. Monopiedi. Oh, ragazzi, ci provo dal vivo, vediamo se ci riesco. Allora, il Be Free, se te fai così, te è proprio da milanesi, da bauscia milanese. Allora, se te fai così, e stacchi sta parte qua, e poi stacchi la testa, se non vado errato, adesso non mi ricordo più come si fa a stringere bene, una lussatina, non ci riesco, ah, troppo dura. Non voglio rovinarvi la diretta. Comunque, il Be Free, per esempio, è fatto congegnato in modo tale per cui, levando una delle tre gambe e attaccando qui, in questo punto, la testa, una delle tre gambe poi fa da monopiede. Solo che mi dovete scusare, in questo momento non ricordo più il sistema con cui si può sganciare la testa. Comunque il monopiedi è molto importante perché il movimento tipico che si fa quando si fotografa e non si usa lo scatto a filo è pigiare verso il basso il pulsante di scatto. E quando pigi verso il basso il pulsante di scatto, chiaramente se tu riesci a contenere... Scusate che chiudo bene, ok? Se tu riesci... Volevo vedere se riuscivo a farvi vedere qualcosa dal vivo, ma temo di no. Ah sì, forse bisogna smontare anche della roba qui. Ah sì, forse bisogna fare così. Sì. Vabbè, niente, si smonta anche questa parte qua, si attacca qui, si attacca la testa e dalle tre gambe ottieni il monopiede. Dicevo, il monopiede è importante perché il movimento tipico che si fa quando si fotografa, comunque, è questo. Quindi a mano libera, se non hai lo scatto a filo, tu armi... E poi fai questo movimento soprattutto. Quindi il monopiede ti serve per proprio evitare il movimento principale che è dall'alto verso il basso. E poi il monopiede, quando si lavora con obiettivi molto pesanti o cose del genere, serve anche come ausilio al fotografo per sostenere il peso dell'attrezzatura. Per esempio, i fotografi sportivi che devono lavorare a bordo campo, per i simpatici 90 minuti o più di una partita di calcio, se non avessero il monopiede, dovessero mantenere l'attrezzatura in mano per 90 minuti, voglio dire, gli verrebbero dei gomiti così. Qualche altra domanda? Buonasera maestro, si possono fare delle foto a mano libera senza cavalletto? Tre piedi? Con la meglio formato 6-7 avere foto non mosse? No. Cioè, no, nel senso che... Allora, qui c'è la vexata question, nel senso che so di gente che dice: ma io con un 28 mm a mano libera riesco a tenere tranquillamente un secondo di posa, ok? Allora, una macchina medio formato come la RB67 pesa 3-4 kg più l'obiettivo. Io personalmente avrò probabilmente un delirium
già sotto il 250esimo di secondo in medio formato, quando guardo con il lentino 12x il negativo, vedo già il micromosso a un 250esimo di secondo. E poi il medio formato, proprio per il concetto, quindi il paesaggio piuttosto che lo still life, eccetera, hai tutto il tempo, quindi l'oggetto non scappa, non stiamo facendo street, hai tutto il tempo di preparare il tuo treppiedi, montare la tua macchina fotografica, fare anche la focheggiatura, se parliamo di una macchina manual focus, è molto più facile focheggiare con la macchina in pianta stabile sul treppiedi, che ti rendono ovviamente a mano libera. Poi magari oscilli, quando fai la fotografia a distanza ravvicinata, tu fai magari il fuoco con una macchina manual focus, hai fatto il punto di fuoco, basta che ti sposti di un paio di millimetri e la foto poi viene sfocata. Quindi il treppiedi serve in un sacco di condizioni. A mio parere, una 6x7, il medio formato a mano libera, io non lo vedo molto, nel senso che quando uno passa a medio formato, tendenzialmente è perché cerca una qualità superiore rispetto al piccolo formato. La qualità superiore significa anche che devi stare alla larga dal micromosso. Quindi, mio parere personale, soprattutto macchine come le 6-7, già una Rolleiflex, siccome ha questa forma, gli basta veramente un B-Free, lo scatto a filo e fotomossi non ne fate, ma anche perché questa è una macchina che è priva dello specchio, o meglio, ha lo specchio fisso qua. Ha un obiettivo da presa con lo specchio fisso e un obiettivo da scatto con un otturatore centrale. Quindi nel momento dello scatto non hai il problema dello specchio che solleva. Anche l'Hasselblad con 80 mm, siccome c'è la famosa levetta con la quale si solleva lo specchio, si chiude il diaframma all'apertura di lavoro e si apre la tendina posteriore che protegge il magazzino, nel momento in cui scatti si apre soltanto l'otturatore centrale, facendo un movimento radiale non crea micromosso, per cui perfino un Hasselblad con un 80 o un 50 mm la puoi tranquillamente usare su un treppiedi leggero come un B-Free. Però una macchina come una RB67 con obiettivi decisamente più importanti e con pesi differenti, io la vedo su un treppiedi, diciamo, di altra fattura e di altro peso, insomma. Puoi fare una stampa in sale d'argento con l'uso di un disingranditore? Sì, certo. Non so cosa c'entra con i treppiedi, ma... Allora, sì, stiamo completamente uscendo dal seminato, non fa niente. Comunque si può tranquillamente da un file digitale usando il disingranditore stampare su un cartoncino baritato, così come è possibile con il ProPalette dal file digitale ottenere un negativo in piccolo, medio o addirittura grande formato e stampare poi tranquillamente su carta baritata o carta politenata. Io mi permetto però di dire una cosa, il processo argentico autentico prevede, cioè, l'optimum e la coerenza, prevede lo scatto su negativo e poi la stampa finale su cartoncino baritato. Poi vanno bene tutte le commissioni di questo mondo, cioè nel senso che non è nel fatto che hai scattato in negativo e poi su baritata che dai un valore aggiunto alla tua fotografia, però il percorso è un percorso diverso, devi stare molto più attento, non hai tutti gli enormi vantaggi che hai con la post-produzione, per cui un file lo prepari già perfettamente per la stampa finale usando il disingranditore, il ProPalette, e voglio dire, riesci ad avere una gamma tonale addirittura anche superiore. L'analogico è un circuito chiuso così, insomma, è un po' come dire a un pittore che normalmente lavora a olio perché non si mette a lavorare con l'aerografo, per essere più preciso. Sono tecniche diverse, ci vuole coerenza, semplicemente coerenza. E poi non è che una cosa vale meno o più dell'altra, però coerenza. Il percorso argentico prevede acquisizione su pellicola, sviluppo e stampa su carta, politenata o baritata. È fatto così, punto e chiuso. Quando prendi una carrozza, sali in carrozza, quando sei arrivato a casa, scendi dalla carrozza. Sul cappello, giù il cappello, non è che fai altre cose. Fotografo spesso con fitto ND400, il treppiedi è fondamentale. Certo, con un ND400 di giorno puoi arrivare a fare pose di 20 o 30 secondi, quindi è chiaro che il treppiede è fondamentale. Torniamo anche al discorso che con un ND400 il treppiede è fondamentale, perché una volta che hai montato un ND400 tu non riesci neanche più a vedere che cosa hai inquadrato. Quindi prima devi inquadrare e non lo potresti fare a mano libera, perché nel momento in cui avvii il filtro comunque cambia l'inquadratura. E beh, mi sembra ovvio che devi usarlo. E nel caso dell'analogico, poi quando sei con
con tempi di posa superiori al secondo di posa, ricordatevi che c'è l'effetto di non reciprocità, per cui se l'esposimetro ti dice un secondo, in realtà l'esposizione corretta sono 2 secondi, se l'esposimetro ti propone 2 secondi diventano 7, se te ne propone 7 diventano 15, cioè c'è una, diciamo, fino a un secondo la progressione degli stop è aritmetica e poi diventa logaritmica. No, questa è un'altra cosa molto importante da ricordare, dalla quale invece è scevro il digitale, perché invece in digitale, quando l'esposimetro ti propone 15 secondi, il sensore non è affetto dall'effetto di non reciprocità della pellicola, ma è per quello che noi trattiamo pellicola, perché ci piace chiaramente avere sempre degli ostacoli insormontabili davanti, che poi prima o poi crollano, perché come è crollato il muro di Berlino, crollano anche gli ostacoli insormontabili dell'analogico. Caro Gerardo, negli anni 70 acquistai un treppiedi russo, tutto in metallo tascabile, a cui Manfrotto avrà, si sarà ispirato. Ti manderò la foto dell'oggetto. Non lo so, potrebbe essere, voglio dire, nel senso che... allora, attenzione, ispirarsi è una cosa e fare una copia servile è un'altra. Un piccolo aneddoto corretto, tornando invece a quel grand'uomo che era il compianto Lino Manfrotto, ha una fotochina di diversi anni fa, nello stand del professionale, dove c'era chiaramente lo stand della Manfrotto, a fianco dello stand della Manfrotto c'era uno stand che vendeva treppiedi, ovviamente non Manfrotto, ed erano delle copie servili, questo è il termine legale, dei treppiedi Manfrotto. Allora il signor Manfrotto non ha fatto altro che andare negli uffici amministrativi della fotochina, dire guardate che a fianco del mio stand, dove ci sono i treppiedi da me brevettati, c'è un'azienda che sta proponendo dei treppiedi che sono delle copie servili dei miei. E dopo 27 secondi lo stand a fianco dello stand Manfrotto è stato sequestrato dalla fotochina e non hanno potuto più esporre nulla. Quindi un conto è ispirarsi, è chiaro che ci si ispira sempre dal passato al futuro, è chiaro, voglio dire, che quello che è stato sarà, lo diceva anche l'Ecclesiaste, voglio dire, non c'è niente, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, però un conto è prendere ispirazione e un conto è fare una copia servile, sono due cose molto diverse. Qui c'è un RCF New, che però non penso sia il suo nome vero. Concordo pienamente, era una risposta ad una domanda sulla chat. In digitale è impossibile riottenere la tonalità della pellicola, sono sempre simulazioni. Ma poi perché ottenere il mood della pellicola in digitale? Cioè approfittiamo delle qualità e degli enormi vantaggi del digitale, sfruttiamolo al meglio, al massimo, approfittiamo della post-produzione ottica, si parlava prima del ridurre le aberrazioni in post-produzione e altre cose del genere. Cioè perché andarsi a cercare un mood che è proprietario della pellicola? Se vogliamo cercare il mood proprietario della pellicola, scattiamo su pellicola, cioè non vedo perché fare la commistione. E poi è una roba falsa, perché vai a riprodurre, diciamo, elettronicamente un fatto che in realtà è figlio di un processo fisico e chimico. E quindi non ne vedo francamente il motivo. È un po' barare, in tutta franchezza. E visto che le fotocamere analogiche esistono ancora, visto che, come ho detto nella precedente puntata, si continuano e si continueranno ancora a produrre sia pellicole negative bianco e nero, che colore, che diapositive, cioè, voglio dire, perché mescolare le cose? Cioè, il digitale ha la sua strada, di tutto rispetto, io lo adopro per fare determinate cose nei miei articoli, eccetera. L'analogica è una strada parallela. Le mescolanze, come anche il digigrafì, non servono... cioè, ognuno per la sua strada, non mescoliamo, non ne vale la pena. Digitale, analogico, sono due modi diversi di concepire la fotografia, non ce n'è uno migliore, ripeto, e uno peggiore, sono due modi diversi. Lasciatevi dire però una cosa, questa non posso esimere, mi metto gli occhiali perché così adesso vi vedo tutti. Lei ha la faccia abbastanza, anche lei, simpaticissimo, anche lei signora molto simpatico, si vede dalla faccia. Allora, cosa volevo dire dell'analogico rispetto al digitale? Nell'analogico non c'è il punto di non ritorno, tranne che in stampa. Se sbagli una stampa, la stracci, la butti e la rifai. Ma nel momento dello scatto e nel momento dello sviluppo non c'è il punto di non ritorno.
Quindi è diverso da quel punto di vista. Cioè, non c'è il comando, no? Togli il livello dei programmi di fotoritocco. Se hai sbagliato a scattare, non lo recuperi più lo scatto. Se sbagli a sviluppare, non recuperi più il negativo. Quindi alla fine cosa è? È impossibile, no? Sei costretto a essere molto più attento. Facciamo un confronto fra uno scalatore e una persona che prende la funivia. La persona può prendere la funivia, tranquilla, si mette lì seduto, sale a 4.000 metri, mette i piedi dove vuole, non si deve curare di nulla. Lo scalatore, cavolo, ogni volta che sale di mezzo metro, un metro, deve mettersi in sicurezza, soprattutto col suo compagno, e sapere esattamente dove appoggiare la suola della sua scarpa. Perché se sbaglia non c'è punto di non ritorno, cioè precipita. E questa qui è la differenza tra analogico e digitale: una enorme concentrazione e attenzione proprio per il fatto che non puoi tornare indietro, anche su parametri banali come la messa a fuoco, la profondità di campo e altre cose del genere nell'analogico, e invece una giustificata tolleranza nel digitale, di cui ringraziamo il fatto che se si commettono alcuni errori possono essere recuperati. Però è chiaro che l'approccio è ovviamente diverso, no? Se voi guidate, fate una certa attenzione alla strada. Se prendete un ottovolante, cioè non fate attenzione, non avete un volante, anche se si chiama ottovolante, cioè vi fate portare, voglio dire, dove andate, andate. Siete, tra virgolette, più rilassati. Non dipende da voi la meta, cioè dipende da dove sono appoggiati i binari. Tra virgolette, più facile. Ma più facile non vuol dire che sia peggio, eh? Su che ancora con questa cosa del cavalletto, tre piedi, i cavalletti li vendono i negozi di belle arti per i pittori. Massimo rispetto per i pittori, che sono i padri della fotografia. Noi usiamo i tre piedi. Su che cavalletto e testa mettereste una linea of cardan e monorail 4x5? Allora, signore, io non è che a caso, cioè, un pezzo di tutto quello che è stato proprio la fotografia. Comunque la Line of Cardané è 4x5 pollici per fare foto in un parco. Guarda, il treppiede che scegli per il parco va bene anche per fare le foto in campagna, cioè parità di vegetazione. Ho risposto qualche decina ormai di minuti fa a un tuo, diciamo, collega, compagno di sventura di questo streaming, dicendo che quando si lavora, a mio parere, con il banco ottico o le folding, ci vogliono dei treppiedi molto robusti. E ho spiegato anche, come ben sanno i possessori di fotocamere, che siano folding o che siano banchi ottici, di 10-12, 13-18, 20-25, che ci sono dei movimenti da fare dopo aver fatto la corretta messa a fuoco con il lupe, per cui tirare, no? Bisogna spiegare, tirare il vetro smerigliato, infilare lo chassis, levare la volée e queste cose qua, che creano dei grossi movimenti a tutto l'apparato. Voi avete appena focheggiato. Se il treppiedi non è un treppiedi massiccio e ben stabile sul terreno, e voi perdete i riferimenti anche di fuoco, perdete tutto. Quindi deve essere un treppiedi proporzionato, voglio dire, non soltanto al peso, ma al fatto che fate dei movimenti che non sono i movimenti fluidi che si fanno con una macchina fotografica 35 mm o i movimenti fluidi che si fanno anche con una medio formato. Cioè, io qui non dispongo di una 4x5, ma chi ce l'ha sa bene che ci sono dei movimenti molto bruschi per incastrare lo chassis in una certa posizione. Se la testa non è più che saldo, il treppiede non è più che saldo, muovete tutto. Prima, durante lo scatto no, perché avete il vostro bello obiettivo con l'otturatore centrale, il vostro scatto a filo, quindi lo scatto non è che viene mosso. Però potete sballare i parametri, potete scostare leggermente la fotografia e fare un'inquadratura leggermente diversa rispetto a quella che avevate in mente. Cioè non siete più consapevoli. Su di una rivista di anni fa leggevo che per ovviare l'uso del treppiedi sul suolo pubblico basta usare un monopiedi e appoggiarlo sul proprio piede e non sul suolo. Se non hai le verruche. Allora, a parte che il monopiedi, l'ho spiegato prima, non è esattamente come il treppiedi, nel senso che serve più che altro per evitare il mosso, ma non aiuta molto nell'inquadratura. Il concetto di occupazione di suolo pubblico è abbastanza relativa, varia veramente da
regione a regione, città a città, piazza a piazza, voglio dire, non è un diktat che parte dalla vetta d'Italia e arriva fino all'Etna e ritorno, cioè dipende dalla situazione, dipende da chi incontrate, voglio dire, dipende da quello che state facendo. Oggettivamente, in un parco non è occupazione di suolo pubblico, è occupazione di suolo pubblico quando sei in una piazza che magari ostacoli anche delle persone. Ecco, un'altra cosa importante, fate attenzione quando aprite un treppiedi e ci sono molte persone, magari dovete fare un time lapse, per esempio, che vi scorrono vicino, fate attenzione che qualcuno invece involontariamente non vi prenda dentro una delle tre gambe del treppiedi, vi faccia cadere la macchina fotografica o semplicemente ve la sposta e perdete il time lapse. O si faccia male anche la persona, ecco, più che l'occupazione del suolo pubblico, avere anche la testa di mettersi sempre, come si dice a Brescia, in banda quando si è dopo un treppiedi e non in mezzo alla piazza, tranne in questo periodo in cui le piazze comunque è vietato, sono desertificate, uno potrebbe mettere tranquillamente il treppiedi, il rischio al massimo che un piccione ti sfiora, parlando di Piazza del Duomo a Milano, una delle tre gambe, ma fa poco. Invece una cosa carina, quando il treppiedi è leggero, giornate ventose, leggero per esempio in carbonio, una cosa che è molto utile dopo che avete apparecchiato la vostra fotocamera, il vostro inquadratura, tempi, diaframmi e altre cose del genere, è mettervi tra il vento e il treppiedi, fare un po' da barriera umana per evitare che per esempio il vento vada a colpire il treppiedi, perché il vento può far oscillare il treppiedi. Non parlo della bora di Trieste, basta anche un vento leggermente sostenuto. Se voi vi mettete fra la direzione del vento e il treppiede, evitate questo problema. Un'altra cosa molto importante è quando si scatta in città, in zone dove sottopassano, per esempio, o dei treni o delle metropolitane. Le vibrazioni indotte possono essere importanti. Un'altra cosa su cui fare enorme attenzione è quando si fotografa, per esempio, posizionando i treppiedi su un ponte. Non mi riferisco a un ponte tibetano, ma ci sono dei ponti che hanno una loro elasticità naturale, per cui se fa una posa di una certa lunghezza, finisce che poi la foto viene mossa perché il ponte, mentre tu stai facendo la posa, nel frattempo fisiologicamente oscillava. Io dicevo per avere la grana, Luca, e Luca ti ho perso. Caro Gerardo, potresti consigliarmi un treppiedi con una buona qualità prezzo che possa tenere una penta Speed 30 con un tele 35-135? Allora, come ho già spiegato prima, anche se abbiamo parlato molto di Manfrotto Egizio e non di altri, peraltro comunque blasonati brand, una Pentax P30 con un 28-135, se vogliamo parlare di casa Manfrotto, cioè basta e stravanza un B-Free. Adesso te lo faccio vedere chiuso, quindi hai l'idea anche degli ingombri reali. Tanto il B-Free, perché Manfrotto non regala niente, è giusto, perché le cose di solito regalate non valgono nulla. Pensate alle cravatte che vi regalano a Natale. Ecco, il B-Free, per esempio, viene dato, mettiamolo correttamente chiuso. Ah, un'altra cosa, lasciate sempre lassi i movimenti della testa, non stringetela mai, perché se per caso vi cade il treppiede, se i movimenti sono lassi, non rischiate di rovinare i movimenti della testa, quindi lasciateli sempre aperti i movimenti della testa. Comunque il B-Free, stavo dicendo, viene fornito con questa ricca faretra, la faretra la retra, chi può dirlo? È cosa rara, perché adesso mi dovrei spostare in un'altra stanza e non voglio, ma un treppiedi come questo non lo danno con la custode si compra a parte. Ora, questa simpatica faretra, la metti così e sei a posto. Tenendo presente che il B-Free ha un solo relativo difetto, arriva, mi sembra, poco sopra il 1,50-1,55 con la massima estensione. E come dicevo prima, ci sono molte, va benissimo per Rolleiflex quando avete il mirino a pozzetto, non avete il prisma o anche Hasselblad, se avete un treppiedi che va a 1,70 m, non riuscite a vedere all'interno del pozzetto, quindi lì sono migliori treppiedi più bassi. Però ci sono tante situazioni in cui tu vorresti arrivare, per esempio, 1,70 m, 1,75 m, lo devi sapere prima, quindi prendere il B-Free non è un treppiede che arriva all'altezza vera dell'occhio umano, sei leggermente un pochettino più abbassato. Aspetta che mi tolgo il B-Free qua un attimo dalle pleure.
In digitale non riesco a tenere la grana della pellicola, si vede che è un effetto aggiunto anche se sto lavorando su full frame. Luca, perché vuoi tenere la grana della pellicola in digitale? Cioè, è un po' come una persona che sta facendo un acquarello ma vuole ottenere, cioè, il colpo di pittura tipico dell'olio. Cioè, sono due cose completamente diverse. Se vuoi ottenere la grana, usa la pellicola, cioè la fanno ancora. Una fotocamera analogica costa dagli 80 ai 150 euro, un rullino da 36 pose costa 5 euro, se te lo sviluppi da te spendi a malapena 15 centesimi tra sviluppo e arresto fissaggio. Non vedo il motivo di compenetrare le due cose. E comunque posso dire, con tutto il rispetto, cioè è un falso, perché tu inserisci in un file elettronico, è un po' come pretendere di avere un Word che ti sbava, no? Che ti sbava i caratteri come facevano le vecchie Olivetti quando non cambiavi il nastro. Cioè, cui prodest? Buonasera Gerardo, e grazie mille per i suoi consigli, come sempre utilissimi, la saluto. Abbiamo fatto le 20:19. Abbiamo fatto le 20:19. Cioè, uno degli streaming più lunghi nella storia, e più lo streaming vi avrò annoiato anche a morte. In ogni caso, venendo a bomba. Allora, io terminerei qua perché sono le 20:19 e non me ne sono neanche accorto. Allora, vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra tolleranza. Avrò sbagliato a dire qualcosa. Mi scuso relativamente per aver parlato soprattutto di un brand, ma torno a dire, prima delle cose vedo le persone, e siccome ho avuto, ripeto, il grande onore di conoscere la persona di cui ho parlato più volte, il signor Lino Manfrotto, mi sembrava doveroso, a titolo personale nei suoi confronti, in un mio streaming sui tre piedi, dargli l'importanza che ha a lui e ancora oggi ai prodotti che vengono prodotti dalla Manfrotto. In settimana sul mio sito www.gerardobonomo.it uscirà il terzo articolo sulla Nikon FM3A, nella quale spiegherò anche parzialmente come si fa a riprodurre, non a scansire, a riprodurre in digitale i negativi, che è una cosa diversa dalla scansione. Quindi non perdetevi la terza puntata con tanto di video tutorial. Ci rivedremo domenica prossima. Non so ancora con cosa, non ne ho la più pallida idea. Anzi, se volete scrivermi, Gerardo Bonomo tutto attaccato @gmail.com, darmi dei suggerimenti, ci piacerebbe che tu parlassi di questo, quest'altro. Io vedo se riesco nella clausura in cui mi ritrovo ad accontentarvi. Se volete che parlo di stufe, ce n'è una qui dietro, vi posso parlare della stufa, come si accende con o senza la diavolina. Se mi chiedete parlare di una Tachiara 2025, io in questo momento qui non ho una Tachiara 2025, non vi posso. Comunque, scrivetemi e poi vediamo, facciamo della votazione, vediamo qual è l'argomento che potrebbe essere di interesse per tutti. Finiamo. Oh, il grande Arnaldo Calanca, che ha lavorato per anni e anni e anni per la grande Manfrotto, e che mi ha scritto: grazie Gerardo, mi hai fatto rivivere i tanti anni dedicati a Prodotti Manfrotto. Sì, allora, come dicevo, prima delle cose le persone, è giusto dirlo, una delle persone che sicuramente ha contribuito alla diffusione in Italia del prodotto Manfrotto, all'aftermarket e a tutto, è certo il grandissimo Arnaldo Calanca, di cui io ho la fortuna di essere quasi amici, che non c'entra col film francese perché l'amicizia, comunque siamo quasi amici, che io stimo tantissimo, insomma, e avere un suo posto alla fine di questa chiacchierata da Arnaldo Calanca, che il signor Manfrotto ha avuto come datore di lavoro e non visto occasionalmente, come l'ho fatto io come giornalista, voglio dire, è una delle forse finali più belli che potrei aspettarmi da questo streaming, che adesso veramente chiudiamo. Grazie maestro, chiudo perché la tigre di casa rompe. Video cavalletti, prossimo video cavalletti.
A me piace la gente spiritosa. Signori, il 26 aprile sta volgendo al termine del 2020. Questa volta non ho parlato come di solito faccio da un mese e passa questa parte della situazione in cui verte l'intero pianeta. Non mi voglio ridilungare, anche perché ci sono persone, personalità molto più addentro di me a questo problema. Comunque continuate a prestare una feroce attenzione. Abbiamo la fortuna degli streaming, abbiamo la fortuna di poterci parlare col telefono, di poterci vedere col telefono. Continuiamo con questa, ahimè, complicata clausura, complicata per qualcuno sul piano affettivo, per qualcuno sul piano economico, o per entrambi i piani, eccetera, perché io personalmente ritengo che il pericolo ci sia ancora e che sia un flagello peggiore forse delle sette piaghe d'Egitto, anche solo per un motivo, perché le sette piaghe d'Egitto hanno colpito l'Egitto. Questa è una piaga solo, ma sta colpendo l'intero pianeta. Quindi meditate, gente, meditate, prestate attenzione, fatevi forza, fatevi coraggio, anche perché, voglio dire, c'è di mezzo una cosa che non è, come dire, che non è monetizzabile, c'è di mezzo la vita. La vita di... Attenzione, attenzione, attenzione. Un abbraccio, iscrivetevi o disiscrivetevi, ho fatto piacere. Spengo questa mitica diretta e vado al desco a mangiare, perché ciascuno ha la sua tigre in casa. Saluti. Maria Angela, ma settimana prossima ci può parlare delle stufe, per favore? Se non mi stufo, vi parlo delle stufe. Se non passiamo, magari ci dedichiamo a una fotografia a distanza ravvicinata, oppure vi faccio vedere dal vivo come si fa a riprodurre i negativi in digitale. Vedremo. Signore, grazie della vostra attenzione, della vostra pazienza, dal vostro sempre affezionatissimo Gerardo Bonomo. Mouse. E lo streaming finisce ora.